Continua la mobilitazione per la salvaguardia dei tribunali minori abruzzesi in vista della soppressione prevista nel 2022. Nel Palazzo di Giustizia di Sulmona si è tenuta una riunione del coordinamento pro tribunali, degli ordini forensi e sindaci di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, i presidenti delle province, parlamentari, deputati e senatori eletti in Abruzzo. Ma quello che vi chiediamo è di fare uno sforzo oggi per fare in modo che almeno la proroga biennale venga inserita nel testo del decreto omnibus. La speranza è quella di fare in modo che si formi e si rinsaldi un fronte politico trasversale, coeso e comune che faccia pressione presso il governo per l'inserimento nel decreto omnibus che il governo dovrà licenziare entro la fine dell'anno o al più tardi in sede di conversione parlamentare in legge di questo decreto di una proroga quantomeno biennale del termine previsto di chiusura di questi tribunali. Una proroga che sia strumento per poter poi arrivare ad una soluzione definitiva del problema in Abruzzo. È assurda la soppressione dei quattro tribunali abruzzesi, non fosse altro per la scopertura giudiziaria che si crea nel sud dell'Abruzzo, che è una scopertura di una zona più grande del Molise, dove ci stanno tre tribunali, una corte d'appello che insieme non fanno, tanto per dirne una, il tribunale di Avezzano, tanto per portare un termine di paragone. Ma è assurdo perché lo Stato scopre, abbandona un territorio nelle mani della criminalità organizzata, tutta la zona sud dell'Abruzzo, che è più grande di quella della zona nord, viene praticamente abbandonata dalla giustizia. Si è proprio sul filo di lana perché è l'ultima possibilità che abbiamo. O veniamo inseriti nel decreto mille proroghe, che andrà in discussione immediatamente dopo l'approvazione della finanziaria, e quindi dopodomani probabilmente, o altrimenti saremo travolti da tutte le riforme che sono in atto nel mondo della giustizia civile e penale. A livello di tempistica, chiaro, è necessario seguirle tutte, ed è la prima, quella che arriverà, è quella del mille proroghe. Quella parallela chiaramente è la lavorazione del DDL Caliendo, che è prossimo, mi auguro che l'iter per l'incardinamento in deliberante sia molto celere. Quindi queste sono le due strade parallele. Chiaramente quella più veloce sarebbe quella del mille proroghe, in quanto un decreto, quindi sottoposto ad approvazione e conversione entro i 60 giorni. Di contro ci sarà l'espressione della volontà parlamentare, che avviene con le lavorazioni dei disegni di legge.